Cicloturisti e cicloturisti, buon salve e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Quando si va in bici si fanno tante cose, si viaggia, si vedono posti nuovi e tutti buchiamo a un certo punto. Io, come avete letto dal titolo, ho bucato dopo 8000 km. Perché? Che cosa è successo? Quando mi ha dato Supernova questa bicicletta, la mia Fenice, abbiamo scelto di montare due tipi di copertoni diversi. Davanti, essendoci spazio e avendo anche una forcella gravel, potevo montare un copertone più grosso, mentre dietro un copertone più piccolo, con un diametro più piccolo. Davanti mi hanno dato questo copertone, dietro me ne hanno dato un altro, entrambi della BRN. Quello dietro l'ho bucato dopo 200 km e l'ho sostituito con uno Schwalbe Marathon da 28, che non ho ancora bucato, ma questo copertone invece è sempre della BRN, che è un 37x622, l'ho bucato l'altro giorno. Quindi devo dire che, nonostante sia un copertone da massimo 15 euro, costa tra i 12 e i 15 euro visto online, quindi molto economico, è durato fino ad oggi. Potete ben vedere come si è consumato abbastanza il battistrada, ma non troppo, perché comunque è un battistrada abbastanza spesso. Però ragazzi, comunque con 8000 km sulla carcassa, letteralmente, non si è consumato così tanto per un copertone con questo range di prezzo, senza nessuna costruzione in particolare. È un copertone in nylon, senza, per esempio, come lo Schwalbe Marathon, che ha sul battistrada superiore uno strato di Kevlar, che appunto lo protegge ancora di più dalle forature, quindi chiaramente è un prodotto migliore. Ebbene, nonostante non abbia niente di che, niente di speciale, ragazzi, ha resistito fino adesso. Ovviamente adesso andrò a controllare se il copertone all'interno ha qualche spina, qualche rimasuglio, insomma qualsiasi cosa che abbia bucato la camera d'aria, poi valuterò se il copertone non ha buchi, eccetera eccetera. Quindi eventualmente comunque il copertone potrebbe essere ancora buono, però quello che volevo dire è che di fatto il copertone e la camera d'aria al suo interno fino adesso hanno fatto 8000 km senza nessun problema. Un piccolo appunto, episodio è successo a Gaeta, nel mio viaggio in quest'estate, che se non avete visto, vergognatevi tantissimo. È successo solo una volta che praticamente la camera d'aria si è sgonfiata, quindi il copertone si è afflosciato. Io ho detto vabbè, avrò bucato. In realtà poi l'ho rigonfiato e non mi ha più dato nessun problema in tutto il viaggio. Quindi non so che cosa è successo, anzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche teoria su cosa possa essere successo. Magari una spina, magari un pezzettino che è entrato dentro e non l'ha sgonfiato del tutto, però poi l'ho rigonfiato e non mi ha più dato problemi. Insomma, non ho capito niente. Se c'è qualche esperto feticista dei copertoni delle camere d'aria, mi scriva qua sotto nei commenti se sa che cosa è successo, perché io non ne ho idea. Ah, attenzione, va detto un'altra cosa: questo è un copertone da viaggio? Assolutamente no, al massimo è un copertone da gravel, ma sicuramente non da cicloturismo. Perché? Perché per esempio non ha tutte quelle caratteristiche che, come per esempio, può avere uno Schwalbe Marathon, che monta appunto al posteriore, che mi può dare un copertone più resistente, più performante. Infatti subito ho pensato vabbè, tanto lo cambio come copertone, però ho anche pensato vabbè, vediamo fin dove mi porta questo copertone. L'ho sfidato, no? Gli avevo gettato proprio il guanto di sfida e lui mi ha portato fino a qua, quindi ha fatto 8000 km senza far forare la camera d'aria al suo interno. Io tra l'altro volevo cambiarlo con un copertone che è qua di fianco a me, non vi spoilerò ancora qual è, un copertone un po' più da viaggio, un copertone più resistente, più performante, con delle caratteristiche che mi fanno sentire più sicuro, per evitare appunto forature o problemi o comunque anche un migliore grip sull'asfalto, eccetera eccetera. Questo è un copertone, vi ripeto, di fascia di prezzo medio-bassa, quindi non è niente di così specifico né per il viaggio né per il gravel. Però, ripeto ancora una volta, ha fatto il suo dovere e mi ha sorpreso, perché non avrei mai pensato che sarebbe durato così a lungo. Quindi big up per BRN. Voi potrete dire, sì però Pietro, cioè, non hai bucato fino adesso semplicemente perché hai avuto culo! Quindi ho avuto sì tanto culo, però devo anche dire che questo copertone si è comportato molto bene e mi ha accompagnato fino adesso. Tra l'altro io l'ho utilizzato su tutti i tipi di percorsi esterrati possibili, su tutti i tipi di pavimentazioni possibili, dallo sterrato gravel all'asfalto, al ciottolato, al pavé, ai lastricati, binari del tram, caldo, freddo, neve, pioggia, vento, sole, insomma. Quanto li odio questi lastricati! Devo dire che, pur essendo un copertone appunto, ripeto, di
un prezzo medio-basso, è durato tanto, compresa la camera d'aria dentro, che anche lei è della BRN, ben inteso che comunque al posteriore utilizzo un copertone che mi dà molta più sicurezza, quindi uno Schwalbe Marathon da 28 che appunto fino adesso comunque non ha forato. Chissà se riuscirà ad arrivare a 10.000 km senza forare. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo e lo scoprirete seguendo il canale. Tra l'altro io adesso andrò a cambiarlo, ci farò un video apposito sui copertoni che monterò adesso, perché forse li cambio entrambi, non lo so. Comunque voi continuate a seguire il canale, ragazzi, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché presto si ritorna a viaggiare e si ritorna a viaggiare con dei copertoni apposta per viaggiare. Ma non vi spoilerò nient'altro, ragazzi. Come al solito, buone pedalate a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!